Legalità, territorio, nuove opportunità, e questo è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta questa mattina presso l'Istituto Francesco de Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi. A partecipare all'iniziativa il primo cittadino sant'angelese Rosanna Repoli, il dirigente scolastico Gerardo Cipriano, il prefetto di Avellino Maria Tirone, ma anche il procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo ed il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che hanno parlato di legalità con i ragazzi dell'Istituto Superiore al Tirpino. Credo che su questi territori una delle battaglie più importanti sia quella di opporsi alla desertificazione, che passa attraverso tante cose, no? Gli ospedali, le scuole, il tribunale e soprattutto le occasioni che devono essere date ai giovani, che devono rimanere qua e devono, come dire, impegnarsi per mantenere questo territorio libero da presenze delinquenziali particolarmente accentuate, come c'è invece in tanti altri territori della Campania. Io penso che sia un impegno indispensabile quello di garantire ai giovani di questo territorio di poter organizzare la loro vita qui, dove sono nati e dove devono continuare, come dire, a rimanere e a svolgere le loro attività. Bisognerebbe attirare i giovani, farli restare. Per far restare i giovani bisogna fare politiche di sviluppo e di crescita non solo economica ma più generalmente di crescita democratica anche di questi territori. Qui ci sono tante potenzialità ancora inespresse che andrebbero valorizzate. Credo che sia il compito della politica, ma io credo che la politica debba fare questo, cioè il compito della politica è quello di fare dei progetti e realizzarli, progetti di sviluppo e di crescita, ripeto, democratica per tutto il paese, quindi non solo per alcune aree territoriali e non per altre. Credo che sia l'Irpinia sia un territorio sostanzialmente immune, parlo dell'Alta Irpinia in particolare, sostanzialmente immune da insediamenti criminali del tipo di quelli che abbiamo combattuto per 30 anni. L'importante però è vigilare sempre perché non si verifichino queste infiltrazioni che altrove si sono verificate. Naturalmente le mafie seguono lo sviluppo, vengono attirate da dove ci sono, come dire, attività in piedi di sviluppo economico. Qui purtroppo sviluppo ce n'è poco e quindi anche questo deve lontanare le mafie e non è una buona cosa. Secondo me l'importante sarebbe associare sviluppo e legalità, è un binomio assolutamente inscindibile. Buone notizie nelle ultime ore per la viabilità in Alta Irpinia. Sembrerebbe che il tratto di strada sequestrato nei pressi di Conza della Campagna, dell'Ofantina, verrà restituito all'ANAS, che dovrà provvedere nel giro di 3 o 4 giorni ai lavori di messa in sicurezza di tutta l'area. Soltanto dopo lavori ultimati e controllati ci sarà il dissequestro del tratto stradale, che in queste ore sta causando tanti disagi e problematiche alle comunità dell'Alta Irpinia, agli automobilisti, ma anche e soprattutto alle aziende e alle attività commerciali della zona. In pratica quella parte di Ofantina dovrebbe essere dissequestrata entro la fine della settimana e solo allora la strada sarà nuovamente percorribile senza nessun problema. Resterà poi da valutare la condizione della bretella alternativa all'Ofantina, che, come più volte segnalato con nostri servizi speciali, già era in uno stato pietoso e dopo il traffico di questi giorni, anche di mezzi pesanti, è ridotta ad una vera e propria mulattiera. E proprio rispetto a questo, nelle ultime ore i sindaci di Andretta, Cairano, Calitri, Morra, Sant'Andrea di Conza e Teora hanno scritto alla regione, alla prefettura, all'ente irrigazione ed alla provincia di Avellino. Questo asse viario, scrivono i sindaci, fatta eccezione per il tratto che costeggia il lago, versa in gravissime condizioni con numerosi punti di frana e fondo stradale completamente deformato, tanto da mettere a serio rischio la sicurezza stradale, specie per i numerosissimi mezzi pesanti che sono costretti a percorrerla per la deviazione in atto. L'ente irrigazione, interessato da una precedente sollecitazione da parte della provincia di Avellino, ha dichiarato la propria estraneità alla proprietà della strada, ritenendo che il bene è stato trasferito ope legis alla regione Campania. Stante la grave condizione di rischio e il già più che precario livello di sicurezza, si chiede alla regione Campania, con l'urgenza del caso, di programmare un intervento tempestivo per ripristinare le
minime condizioni di sicurezza per le persone e per i veicoli e contestualmente valutare ogni utile iniziativa a definire la proprietà, la gestione e la manutenzione della strada che, giova a ricordarlo, rappresenta naturalmente un'infrastruttura di rilevante valore per tutti i comuni dell'Altirpinia e per le aree industriali presenti lungo la direttrice Ofantina. Questa però, si spera, sarà storia di domani. Ora la buona notizia riguarda l'Ofantina e tutti coloro hanno patito forti danni dal sequestro di quel tratto di strada. Ancora poche ore e poi l'Ofantina sarà nuovamente percorribile. Finalmente nella mattinata di oggi sono ripartiti i lavori per completare le operazioni di asfalto di quel tratto di strada che era stato sequestrato ormai da quasi 10 giorni. Dalle prime ore della giornata sono stati montati 2 semafori che hanno permesso il transito e allo stesso tempo stanno dando la possibilità all'ANAS e alla ditta di portare a termine i lavori e di poter aprire, si pensa, entro al massimo 24 ore la strada nuovamente al traffico. Una situazione drammatica dunque che sembrerebbe possa concludersi a breve dopo gravi danni causati ad automobilisti, autotrasportatori ma anche e soprattutto ad aziende ed attività commerciali della zona. L'incubo sta per finire ma ora l'attenzione di tutti si sposterà in Altirpinia sulla bretella che è stata utilizzata come alternativa rispetto alla chiusura dell'Ofantina. Quell'arteria già prima di questa emergenza era in condizioni pietose. Ora, senza voler esagerare, in molti tratti, dopo il passaggio per tanti giorni di mezzi pesanti, non esiste più il fondo stradale e la fanno da padrone buche e frane pericolose. Dopo la mobilitazione dei sindaci a scendere in campo, sono anche i cittadini che hanno paura di percorrere quella strada e chiedono ancora di più alle istituzioni di intervenire. Ed allora la domanda è forse banale e scontata, ma dovuta. Se si è sequestrata l'Ofantina per una fresatura sbagliata ed altri inadempimenti per le norme di sicurezza, non bisognerebbe fare la stessa cosa su quella bretella, il tutto per tutelare l'incolumità e forse anche la vita di tutti coloro la percorrono quotidianamente. Il ricordo del sisma del 1980 nel nome dell'Avellino Rocchetta. È questo l'evento che si è tenuto in mattinata a Lioni, prima nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stata deposta una corona nel ricordo dei morti di quella maledetta sera, e poi nell'aula consiliare. Tanti relatori della tavola rotonda, tra loro Mario Lo Sasso, direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri ed il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Si è pensato alle case, si è pensato ai privati, si è pensato a dare un tetto, ma non a dare quello che connette i singoli tetti, cioè le infrastrutture, come si è ricordato più volte. Ora, il tema dell'infrastruttura è letterale, l'infrastruttura è quello che è tra le cose, è quello che è tra le persone, è quello che è tra le risorse e l'economia. E da questo punto di vista il progetto di ripristino della ferrovia Avellino-Rocchetta può rappresentare un elemento dirompente. Credo che proprio in questo giorno il fatto che ci sia questa prospettiva, quella di un treno che ritorna sui binari di questo territorio, può essere il paradigma di una Irpinia che, nonostante i tanti treni persi, cerca di invece ripartire. In quei momenti ci furono grandi elementi di solidarietà. Il treno fu uno di questi, nella stazione di Lioni, con un treno attrezzato di quelli che portano gli ammalati con l'Unitalsi a Lourdes. Furono ricoverati tanti feriti, tanti disabili, tanti anziani che erano rimasti senza casa, che erano rimasti sotto le macerie. La Cedonia nelle ultime ore ancora una volta è stata la sede della 19ª edizione delle giornate di studio della Polizia Locale, un evento che vede la partecipazione da tutta Italia di tanti esponenti della Polizia Municipale. Quest'anno sono stati vari gli argomenti, dalla riscossione coattiva dei tributi alla sicurezza delle città, fino ad obblighi e responsabilità sul tema della videosorveglianza. A raccontare come sono andate le cose il comandante
comandante della Polizia Municipale di Lacedonia, Michele Caponigro, ed il colonnello Antonio Piricelli. Io feci tanti anni fa una scommessa, portare un po' di la formazione anche qui a Lacedonia, in questo piccolo comune dell'Alta Irpinia. Abbiamo iniziato con i corsi della scuola regionale e poi siamo partiti con un convegno annuale, forse uno dei più belli, sono egoista su questo, del centro-sud. Arrivano da tutta Italia, dalla Sardegna, da Bergamo, da Olbia, Lecce, Taranto e... E poi abbiamo il fiore all'occhiello, sono i relatori, i migliori in campo nazionale, che portano la formazione in tutti i comuni d'Italia. Oggi si parla di ambiente, si parla di riscossione, parliamo della problematica che, diciamo, la polizia locale è stata investita anche di recente del controllo dei territori in base alle manifestazioni che si organizzano, ma era una cosa che noi già facevamo prima e continuiamo a fare, ma soprattutto oggi parliamo di quello che manca alla polizia locale, che sono le tutele, i riconoscimenti e soprattutto una legge nazionale che vada a inquadrare la polizia locale nell'ambito delle forze di polizia nazionali. L'Ofantina da qualche giorno è nuovamente percorribile per la gioia dei tanti utenti di quella strada, dei proprietari delle aziende dell'area industriale di Conza della Campania e di quelli delle varie attività commerciali che operano su quell'importante arteria. Ma come al solito in Alta Irpinia la coperta è corta e chiusa un'emergenza se ne riapre un'altra, forse ancora più seria. Infatti, dopo il traffico delle ultime due settimane, la bretella che ha sostituito l'Ofantina è ormai una strada colabrodo, buche, frane sempre più aggravate, assenza totale di segnaletica orizzontale e fondo stradale inesistente sono ciò che esiste su quella strada che, ricordiamo, è senza proprietà. Nei giorni scorsi i sindaci della zona hanno scritto alla Regione Campania per chiedere un intervento, ma fino ad oggi il nulla. Intanto in molti continuano a percorrere quella mulattiera con rischi e pericoli connessi, ma per tanti è l'unico modo per passare dall'altopiano del Formicoso all'Ofantina. Alternative non esistono. La rabbia dei cittadini, in particolar modo sui social, è tanta, ma è arrivato il momento di fare luce e chiarezza su quella situazione. Bisogna capire di chi è quella strada, comprendere come e dove intervenire, capire quali forze dell'ordine sono competenti su quel tratto. Infatti in molti chiedono, sperando poi nella stessa celerità utilizzata per la messa in sicurezza dell'Ofantina, che chi di dovere vada su quella strada e, se necessario, intervenga con un nuovo sequestro. Le condizioni ci sono tutte e la drammaticità della strada è sotto gli occhi di tutti. I cittadini chiedono un intervento, perché se poi le lamentele e gli allarmi lanciati diventeranno grida di dolore, non serviranno più né sfoghi su Facebook, né lettere alla regione, né tantomeno sequestri, ma tutti saranno complici silenziosi di un dramma annunciato.